Ciao a tutti. Sempre più utenti mi chiedono se possono montare una pompa di calore nonostante abbiano dei radiatori in ghisa. Altri mi dicono: devo montare una pompa di calore ad alte temperature perché in casa ho i radiatori in ghisa. Quindi, da un lato sembra che la ghisa sia un limite. Dall'altro lato vedo video però in cui alcuni venditori si vantano del fatto che le loro super mega pompe possono tranquillamente lavorare con i radiatori in ghisa, come se fosse un qualcosa di miracoloso. Ora, la verità, come al solito, come spesso accade, sta al centro. Quest'oggi cercheremo di capire effettivamente quali sono i vantaggi della ghisa o i svantaggi, quali sono le problematiche che ci possono essere nel momento in cui scegliamo di montare una pompa di calore. Ora, per far questo, cerchiamo di capire innanzitutto di cosa stiamo parlando. Allora, la ghisa è una lega di ferro e carbonio, esattamente come lo è l'acciaio, con la differenza che la ghisa ha un livello di tenore di carbonio più alto. Questa la rende più rigida e più fragile rispetto all'acciaio. Quindi la ghisa rispetto all'acciaio è un materiale più duro, tra virgolette, quindi più rigido, però nello stesso tempo un materiale più fragile, quindi che si spezza, si rompe più facilmente. Tant'è che se io do una martellata a una piastra d'acciaio, alla peggio si ammacca. Se io do una martellata a un pezzo di ghisa, o rimane così com'è, o si spezza, si rompe, come se fosse quasi come se fosse una roccia. Quindi è un materiale che ha bisogno, per essere effettivamente robusto e affidabile, di spessori di una certa importanza, a differenza dell'acciaio che in genere, anche su un radiatore in tubolare, ha uno spessore che è sotto il millimetro molto spesso. Ora, perché una volta si usava il radiatore in ghisa? Perché era il sistema più economico dal punto di vista industriale di produrre radiatori. Perché andare a saldare un tubo in acciaio testa a testa con la sua testata e fare tutti gli elementi assemblati era un qualcosa di più complicato, non avendo la meccanizzazione industriale che abbiamo oggi. Mentre fare degli elementi in ghisa era più semplice perché bastava fondamentalmente andare a fare una colata di ghisa nello stampo e avevi già fatto il tuo elemento. Oggi però, grazie alla industrializzazione, abbiamo dei radiatori in ghisa che hanno un prezzo addirittura più economico rispetto, scusate, in acciaio, che hanno un costo più economico rispetto alla ghisa, con prestazioni nettamente superiori dal punto di vista termodinamico. Quali sono le problematiche quindi di un radiatore in ghisa? Che fondamentalmente, visto che è un sistema più fragile, per poter avere, come abbiamo detto prima, una giusta resistenza, giusta affidabilità nel tempo, una giusta resistenza anche agli shock termici che possono esserci in un impianto, ha bisogno di spessori di una certa importanza. Questo cosa comporta? Comporta innanzitutto una maggiore inerzia termica, perché è più lenta a scaldare, quindi una minor conducibilità, e di conseguenza, a parità di dimensioni, una minor superficie di scambio, perché naturalmente a parità di materiale, a parità di acqua che entra nel mio radiatore, io ho molta meno superficie perché ho molto spessore di materiale. Altra problematica, e qui apriamo, chiudiamo una parentesi, è il fatto delle scorie, nel senso che la ghisa è un materiale grezzo, un materiale poroso, se vogliamo, che tende a sbriciolarsi nel corso del tempo, comunque a lasciare dei residui, delle morchie, che possono creare dei problemi dal punto di vista dello sporco e quindi di eventuali intasamenti sullo scambiatore. Ora, al di là di queste problematiche, è quindi impossibile usare dei radiatori in ghisa o una pompa di calore? No! Cioè, se un radiatore arriva a 50 gradi, i 50 gradi della ghisa sono come i 50 gradi dell'acciaio, cioè è uno scambiatore a 50 gradi. La problematica qual è? Che a parità di dimensioni, avendo maggior superficie, maggior spessore, ha una superficie di scambio inferiore. Quindi sono radiatori che andavano bene per i sistemi di una volta, che lavoravano a 65-70 gradi.
Quando lavoravi a quelle temperature, perché lavoravi con caldaie a gasolio, caldaie comunque a metano a bassa efficienza, caldaie a carbone, caldaie a legna, lavoravano tutte a temperature molto alte e quindi il fatto di usare la ghisa non era un problema. Rapportandoci invece con la pompa di calore, tutto è diverso, perché la pompa di calore più lavora bassa e più gode, quindi può essere un limite nel momento in cui io non ho la possibilità di andare a ingrandire i miei radiatori e quindi sono obbligato a lavorare a 60-65 gradi. Allora, sì, in quel caso devo necessariamente montare la pompa di calore ad alta temperatura, vedi ad esempio la Daikin Alterma 3 HKT. Però ricordiamoci sempre anche un'altra cosa, che una pompa di calore sopra i 50 gradi comincia a essere poco conveniente rispetto a una caldaia a condensazione. Quindi, se lo scopo della mia pompa di calore è quella di andare a risparmiare energia rispetto alla caldaia, sicuramente nelle condizioni in cui la faccio lavorare a 50, 55, 60 gradi, non ha più convenienza dal punto di vista economico, quindi devo anche comprendere questo. Quindi, se io devo montare la pompa di calore, tanto per montarla e poi farla lavorare a dei COP che sono similari, paritetici o addirittura inferiori a quelli di una caldaia a condensazione, forse dovrei pensarci una volta in più. Cosa significa questo? Che a volte mi capita di vedere clienti che mi dicono: no, ma io metto la pompa di calore, tanto i radiatori mi vanno bene, come scaldavano prima, scaldano anche dopo. Certo, come scaldano prima, scaldano anche dopo, con la differenza che non hai avuto, o meglio non avrai, alcun tipo di vantaggio nel mettere una pompa di calore se poi la fai lavorare a 55-60 gradi. Quindi io, quando posso, consiglio sempre di sostituirli con radiatori in acciaio o anche eventualmente in alluminio. Però a volte capita anche che i radiatori in ghisa siano dimensionati in maniera generosa. E quindi i clienti mi dicono: guarda, che io ho dei radiatori in ghisa, però io già da adesso, facendovi lavorare 10-12 ore al giorno a 50 gradi, io la casa ce l'ho bella, bella calda. Perché si vede che il radiatore è molto grande. E quindi, anche se ho uno spessore maggiore e quindi un'efficienza di scambio inferiore, riesco comunque a supplire al fabbisogno termico del mio ambiente. Quindi posso lavorare in quei casi con la pompa di calore? Assolutamente sì. Tanto più se, magari rientrando nel discorso di 110, insieme alla pompa di calore, magari faccio anche il cappotto e gli infissi. Allora in quel caso sì. In quel caso, se magari prima lavoravo a 50-55 gradi, adesso magari con il cappotto e gli infissi posso lavorare a 45-40 gradi, anche con il radiatore in ghisa. Naturalmente tutto deve essere commisurato con il moto convettivo che un radiatore in ghisa può generare. Perché attualmente, se il radiatore in ghisa ce l'ho anche dentro una nicchia, la cosa si complica un pochino, diventa un po' difficile andare a prevedere come quel radiatore si comporterà lavorando a 40 gradi. Quindi, se siete con il 110, io vi consiglio sempre comunque, se è possibile, se non è troppo causa di inconvenienti e disagi, sostituire i radiatori in acciaio, in ghisa con altri radiatori, magari in acciaio o al massimo in alluminio. Se non è possibile farlo, allora io vi dico: è vero, le pompe di calore possono lavorare con i radiatori in ghisa, non ci vogliono pompe di calore professionali per lavorare con i radiatori in ghisa. Tutte le pompe di calore di buona qualità, che comunque riescono ad arrivare a 55, 60, 65 gradi senza grossi problemi. Le nuove in R32 arrivano tranquillamente a 65 gradi, quelle in R410 arrivano comunque a 50, a 55, 60 gradi. Quindi riusciamo a lavorare a quelle temperature. Però ricordiamoci sempre che, per quanto un radiatore possa riuscire a scaldarvi casa con una pompa di calore, non è esattamente il sistema più efficiente che possa esserci. E se un installatore non vi propone la possibilità di sostituirli con radiatori più efficienti, probabilmente è un venditore di pompe di calore, non è un vero impiantista. Questa è una cosa che dico sempre, perché effettivamente non metti la pompa di calore in condizioni di lavorare in maniera corretta. Quindi non è un vanto lavorare con radiatori in ghisa in pompa di calore, è una condizione a cui ci si trova, in cui sarebbe meglio non trovarcisi, ma resta il fatto che, se vedete che già da ora riuscite con 50 gradi di mandata a lavorare con dei radiatori in ghisa, allora sì, potete
è possibile tranquillamente usarli anche per una pompa di calore, magari facendoli lavorare H24, quindi abbassando la temperatura di mandata, distribuendola per tutta la giornata, e nel caso andando a lavorare sulla coibentazione. Spero che questo video, come al solito, vi sia stato di vostro interesse. Se lo è stato, mettete un bel like. Se gradite questo tipo di argomenti, iscrivetevi al canale. E come al solito, sono a disposizione, come sempre, nella mail che metto in descrizione, come nel gruppo Facebook, Pompa di Calore per Tutti. Lo trovate, naturalmente, nel social network. E niente. I commenti sono qui, se volete partecipare. Spero di non aver offeso gli aficionados della Ghisa, però oggettivamente è un materiale che ormai è considerato vetusto, poi se vogliamo mantenerlo per motivi affettivi o economici o estetici, ne abbiamo tutto il diritto, però dobbiamo essere consapevoli del fatto che avrà prestazioni inferiori rispetto a prodotti con un'efficienza di scambio maggiore. Quindi, come al solito, un caro saluto e un forte abbraccio da Antonello. Al prossimo video. Ciao ciao!